Buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati, buon inizio di settembre. Davide, allora partiamo dal Corriere della Sera, siamo in prima pagina. Scuola, patto per riaprire, il PIL è crollato del 12,8%, il Covid ha bruciato consumi per 116 miliardi, intanto autobus e metropolitane potranno viaggiare all'80% della capienza, i contagi sotto quota 1000. Sì, i titoli... li prende oggi questo dato reso pubblico dall'Istat ieri, meno 12,8% dei prodotti interno lordo nel secondo trimestre di quest'anno rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso. La previsione era del 12,4, quindi abbiamo fatto peggio di uno 0,4, che non è poco, ma però non è che cambia la sostanza della faccenda. Mettiamola così. Noi quella botta lì la conoscevamo e non siamo gli unici, quindi non è una questione che riguardi specificamente l'Italia, cosa che dovrebbe preoccuparci molto di più. Questo non significa che sia una bella cosa o che sia un ostacolo facilmente superabile. Il punto qual è? Che anziché soffermarmi, io capisco poco qualche volta l'informazione, nel senso che mi sforzo, ma anche vedremo su altri aspetti. Anziché soffermarsi su fare tutti i titoli sul 12,8, che è una brutta cifra, ma è in qualche modo stava nelle cose che sapevamo sarebbero arrivate, ci sono le cose che dovrebbero arrivare e che ancora stiamo guardando, cioè dopo gli stati generali, la discussione, eccetera, adesso l'estate si avvia verso la sua conclusione. Ma quando arriva il piano dove investire, cioè su quali punti si investono le risorse per ripartire e per ricominciare a correre, ma insomma, almeno parlarne. C'è una discussione da qualche parte aperta su questo, vedo le regionali, vedo il referendum, che sono assolutamente questioni importanti, la scuola che è diventata una storia senza fine, ma dove concentriamo le risorse degli investimenti rimane una cosa che sembra essere, diciamo, di minore importanza rispetto al 12,8 e invece sarebbe lo strumento per uscirne. Davide, questa mattina su Repubblica c'è un'intervista all'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, intervista del direttore Maurizio Molinari con richiamo in prima. Accordo sulla rete unica, banda larga al via entro 2 anni. È un'intervista interessante, anche se occorre riflettere su questo. Lui dice il Cassa Depositi e Prestiti, noi investiamo, siamo un capitalismo paziente, lo definisce Palermo, investiamo sulle grandi infrastrutture. Ora in questo caso l'accordo che si va delineando, dopo aver parlato di rete pubblica unica, per assemblare un articolo di fede dovesse essere pubblica, qui però assistiamo a una cosa, cioè i soldi pubblici, perché quelli di Cassa Depositi e Prestiti sono soldi pubblici, su cui è venuto che ci giriamo attorno, poi ci sono diverse contabilizzazioni, ma insomma sono soldi pubblici. I soldi pubblici verranno investiti in una società che rimane a controllo privato, cioè della TIM. Dice Palermo, questo non è il nuovo IRI. Ah certo, questo è poco ma sicuro che non è il nuovo IRI, perché l'IRI funzionava in una maniera diversa, totalmente diversa. E tra l'altro ho l'impressione che nel ricordo di molti si faccia gran confusione fra l'IRI, cioè l'Istituto di Ricostruzione Industriale, che guardava con progetti dove investire soldi pubblici per il futuro, dalle autostrade alle telecomunicazioni e tanto altro, con la GEPI, cioè la società delle partecipazioni pubbliche, dove i soldi pubblici venivano utilizzati per salvare gli altri dal disastro e normalmente creando dei disastri. Quindi il capitalismo paziente di cui parla Cassa Depositi e Prestiti, il suo presidente Palermo, non vorrei che fosse una via di mezzo fra il capitalismo perdente di Alitalia, dove sono entrati, o il capitalismo invadente di Autostrade, cioè in attesa di un processo si dice alla gente dovete vendermi per forza le azioni e stiamo a vedere come. Sono tutti processi che vengono messi in moto e non si sa come vadano a finire. Ho l'impressione che ci sia più di una norma europea sacrosanta che contrasta con questo processo, lo vedremo nel corso. Il nodo scuola lo affronteremo anche più tardi in Non Stop News con un ospite. Libero in taglio basso scrive: ingorgo in classe, non sappiamo dove mettere i banchi vecchi, anche questa è una problematica logistica. E poi il Fatto Quotidiano: scuola, accordo sui trasporti, niente mascherine a 1 metro, Stato, Regioni, scuola bus all'80%, ma treni pieni a metà. Il Messaggero: scuola, il rinvio delle regioni, se i governatori spostano il rientro in aula dopo il 14,
accordo sui bus pieni all'80%. Il CTS dice niente pubblico per calcio e internazionali di tennis, ma le autorità locali spingono. Tutta roba prevedibile, prevista, quindi abbiamo parlato diverse volte. Temo, tra l'altro, diciamo così, almeno i miei ricordi scolastici, la palestra non più utilizzata e trasformata in magazzino per i banchi vecchi, più i banchi a ruota, e quando si guasta una ruota e quindi traballano e diventerà un ammasso di roba. Ma a parte questo, diciamo, non possiamo parlare sempre di banchi. A me colpisce molto il modo in cui uno concepisce un giornale, concepisce una gerarchia delle notizie, perché continuano appunto i titoli che voi avete letto, che sono uguali a quelli di ieri, dell'altro ieri e così via. Ieri il ministro della Sanità, Speranza, dopo aver partecipato a un incontro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità sezione Europa con 53 paesi, ha detto che bisogna, leggo testualmente, pianificare lezioni online in caso di chiusure. Ma va? Lo vedo ripreso solamente dal giornale, a pagina 7. Speranza avverte le scuole: preparate le lezioni online. Siamo al primo settembre. Questa che ha detto ieri giustamente il ministro della Sanità Speranza è la cosa più ovvia e scontata del mondo. Tanto più che se per ragioni di sicurezza che tutti quanti condividiamo, qualsiasi ragazzo dovesse nel corso dell'anno scolastico avere anche una leggera alterazione della temperatura corporea, è bene che rimanga a casa per precauzione sua e di tutti i suoi compagni, delle persone che sono in giro. Che facciamo? Questi qua perdono un giorno di scuola presso all'altro fino all'infinito. Devono essere messi, anche considerato che rimangono a casa, diciamo, per il bene collettivo, messi in condizione di seguire le lezioni. Come vuoi seguirle? Anziché fare quella stupidissima discussione, proprio ottusa discussione, ah, la scuola deve essere o in presenza, o come si dice, la lezione frontale, che mi viene la voglia di dare la testa contro la fronte, contro il muro, o deve essere online, digitale. Ma mica è le due cose stanno insieme, camminano insieme, dovrebbero accompagnare insieme sempre, in un momento come questo a maggior ragione. E che te lo fai venire in mente il primo di settembre che bisognerebbe predisporre e programmare le lezioni online? È la cosa che ripetiamo da mesi. Ieri lo ha detto il ministro della Sanità, evviva, almeno qualcuno se n'è accorto e i giornali l'hanno cancellato, perché l'unica cosa di cui si ha da discutere è le regioni e i banchi. Alla fine, forse anche questo è uno dei prodotti del sistema scolastico, ma è quello di oggi, quello che hanno frequentato quelli che adesso scrivono i giornali. E di scuola si parla anche sulla Stampa di Torino. Siamo in prima pagina, Azzolina, tutti in classe senza le mascherine. Le scuole riaprono con i corsi di recupero, primo test dopo il lockdown. Di spalla, consumi a picco, i dati sul crollo del PIL, persi 116 miliardi, sì alla rete unica con i paletti di team. E poi piano migranti per Lampedusa, sarà zona franca, e l'appello al ministro della salute Roberto Speranza: tuteli le coppie binazionali. A centropagina la fotonotizia, la tragedia di Marina Di Massa: Malak morendo mi ha detto papà non respiro, ti voglio bene. Le disgrazie sono disgrazie purtroppo e creano solamente dolore. Poi c'è l'aspetto quando le disgrazie non sono esclusivamente delle disgrazie. È aperta naturalmente un'inchiesta. Anche chi non ha nessuna competenza in materia, guardando quell'orrida fotografia, vedeva che l'albero crollato non sembra stare in ottima salute. E questo è un problema serissimo, perché noi abbiamo in Italia fior di competenze, di agronomi capaci, anziché chiamare l'agronomo adesso per andare a fare una perizia per la procura e stabilire se quell'albero andava abbattuto dopo che quell'albero ha ammazzato due bambine, forse si poteva chiamarlo prima e stabilire se quell'operazione andava fatta. Ma questo riguarda mica solamente il caso di quel campeggio disgraziato, riguarda tante altre cose. Se andate sulla prima pagina del Messaggero di oggi, il quotidiano romano, paradosso Roma, metà dei giardinieri non pota gli alberi, perché c'è là un picco di esenzioni per i dipendenti comunali, le piante malate mettono in pericolo i passanti. Ma è ovvio, ma è quello che sa la cultura contadina da sempre, ma anche il banalissimo buonsenso: se hai un albero enorme malato da qualche parte, l'ipotesi che quando nevica per il peso o quando c'è vento per lo spostamento d'aria ti caschi sulla testa è altissima.
fare le inchieste dopo, oltre a essere molto triste, è anche molto inutile. Tra le cose che si devono fare con i soldi che sono messi a disposizione dall'Unione Europea c'è soprattutto la sistemazione idrogeologica e di questi aspetti di sicurezza delle piante in questo benedetto e straordinario paese, che ne ha tanti, ne ha bellissime, ma anche con una sprovvedutezza e un'incoscienza che sarebbe meglio cancellare. Il problema, Davide, come dicevi, che ci si arriva sempre dopo, ma se va bene, nella migliore delle ipotesi, perché a volte insomma le tragedie poi non insegnano nulla. Abbiamo già letto la prima della stampa, adesso torniamo nelle pagine interne. Primo volo commerciale tra Tel Aviv e Abu Dhabi dopo la riapertura delle relazioni diplomatiche tra i due ex nemici. Il pilota israeliano, che ha rotto il tabù, dice: un'emozione volare nei cieli sauditi. Eh sì, perché da Tel Aviv agli Emirati hanno volato sopra l'Arabia Saudita. Se uno guarda la carta geografica dice: vabbè, ma è la cosa più ovvia del mondo, cioè dove volevi volare? È più ovvio del mondo un accidente, perché fino a ieri semplicemente non era mai accaduto, perché le relazioni tra Israele e quei paesi erano tutt'altro che amichevoli. Questo è un successo della diplomazia statunitense. Avevano puntato molto su questo, e non a caso ieri a bordo dell'aereo c'era il genero del presidente statunitense Trump. Però detto questo, che è una cosa importante, occhio a non credere che la faccenda si risolva così, perché questo finirà con l'aprire ulteriori problemi dentro il mondo arabo, dove l'esistenza degli estremisti che puntano sulla guerra non è certo cancellata da questo importante successo, ripeto. Davide, ancora una notizia che troviamo, più che altro è sfruttata bene sui social o sui siti, dove si può vedere questo video che dura una decina di secondi, che all'inizio fa molta paura, perché la notizia è all'inizio davvero spaventosa, ma il finale è positivo. Ad esempio Libero scrive: la bambina e l'aquilone che la porta in cielo, storia di terrore a lieto fine. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un posto dove fanno volare degli aquiloni particolarmente grandi e potenti. Questo aquilone aveva una coda molto lunga e nel partire ha preso al collo questa bambina, che è proprio volata via, come se fosse un pezzo dell'aquilone. E per la cosa la possiamo raccontare sorridendo, perché è andata nel migliore dei modi, nel senso che poi il vento è un po' sceso e la bambina, come era volata in cielo con l'aquilone, è ritornata a terra senza cadere, cioè proprio portata dalla coda dell'aquilone. Quindi una bella storia. Ma quello mi colpisce un'altra cosa, è che in condizioni normali tutti quelli sotto, erano tanti, tutti quelli sotto si sarebbero messi a correre cercando di stare sotto la bambina, perché diceva: prima o poi potrebbe cadere. Fortunatamente è stata ridepositata a terra, ma insomma poteva cadere dall'aquilone. E invece no, se guardate la scena, c'avevano tutti il telefonino e il telefonino aveva modificato il loro comportamento: anziché correre appresso la bambina, la inquadravano col telefonino. È vero che in epoca di Covid uno può mandare il telefonino in vacanza e poi godersi il risultato guardando le fotografie sul medesimo, però cerchiamo di non vivere soltanto come, diciamo così, delle prolunghe del telefonino, come se fossimo il caricabatteria del telefonino. Qualche volta la vita va vissuta in quanto tale, non necessariamente solo ripresa dal telefonino, specie quando ti potresti anche forse rendere utile. Sicuramente una storia da cui insomma prendere spunto per una riflessione. Davide Giacalone, ci ritroviamo per una nuova rassegna stampa domattina 7:10. Buon lavoro. A domani e buona radio a tutti.